Si chiama lei? Parisi Rossella. Dove è nata? A Prato il 2 luglio 59. Risiede a Prato? Risiede a Prato. Lei che ha quella formula? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Prego. Prego, col ministero. Grazie, Presidente. Signora Parisi, può spiegare alla Corte qual è la sua attività, se esercita? Sì, sono impiegata in un'azienda di informatica. Parla un po' più forte, per cortesia, perché o avvicini in più. Ah, beh. Sì. Dicevo, sono impiegata in un'azienda di informatica. Grazie. Senta, lei in occasione dell'omicidio di Calenzano del 27-10-81, subito dopo si presentò ai carabinieri riferendo un episodio che l'aveva in un certo senso colpita e fu redatto un identikit. Ci può spiegare come andarono le cose e come le ricorda lei? D'accordo. Quella sera ero fuori insieme al mio fidanzato e stavamo scendendo da Calenzano Alto, praticamente. Io abitavo alla Quercia allora, e per cui per tornare a casa praticamente passavamo da Calenzano, cioè attraversavamo il ponte della Marina e poi andavamo verso Calenzano e poi la Quercia. Nulla, praticamente quando arrivammo a imboccare il ponticino sul fiume lì sulla Marina. Mi scusi se la interrompo. Prego. Per capire io, il ponticino sulla Marina, lei poi ha capito che è molto vicino a dove è avvenuto quell'omicidio? Ripeto, io abitavo alla Quercia, quindi Travalle lo conoscevo, lo conosco bene, cioè come certo. Fosse. Sì, ma rispetto al ponticino della Marina, che distanza c'è a dove avvenne l'omicidio? Se lei ha in grado di... l'ha focalizzato. Ci sarà un paio di chilometri, okay. Chilometri e mezzo, okay. Più o meno. Bene, grazie. Mi scusi, l'ho interrotta, no, era per capire, poi ce lo facciamo spiegare meglio. Mi rimane un po' difficile quantificare, certo, la distanza. Certo. Comunque, quelli sono i luoghi. Certo. Ecco, diceva, l'ho interrotta, mi scuso, prego. Era al ponticino della Marina. Sì, praticamente quando abbiamo imboccato il ponticino è arrivata da Travalle, praticamente dalla stradina di Travalle. Dalla parte di Travalle, quest'auto a velocità sostenuta e ha imboccato praticamente il ponte in direzione opposta rispetto a quella... Alla vostra. Esatto, come andavamo noi. E andando forte praticamente entrò il ponte stretto, per cui diciamo che Giampaolo dovette fare, mio marito attuale, dovette fare una manovra nel senso di farlo montare passare. Sul ponticino, sul marciapiedino, perché altrimenti insomma si picchiava. Ecco, questo è quanto. Per cui niente, cioè il fatto in realtà è tutto lì, nel senso c'è stato questo incontro e basta, insomma. Ecco, però lei poi, presentandosi ai carabinieri, descrisse una fisionomia che vide, tant'è che fu fatto un identikit anche abbastanza particolareggiato. Sì. Può spiegare come ebbe modo di vedere la persona e come mai riuscì a focalizzare tanto bene le sembianze da poter certo. Fare un identikit? Perché praticamente quando si vide questa macchina che ci veniva addosso, Giampaolo gli lampeggiò, battete fari. Per cui diciamo che il momento in cui ci siamo incrociati, i fari della macchina di mio marito erano quelli abbaglianti, insomma, sì, praticamente. Sì. Per questo, per quello che sono riuscita a vederlo discretamente bene. C'era una persona sola? Sì. O almeno lei ne vide io una. Io ne ho vista una soltanto, sì. Ce la può descrivere ora indipendentemente, o meglio, lei evidentemente la ricordava molto bene allora, tant'è che c'è un identikit, dopo glielo faccio vedere se è quello che fu fatto su indicazione sua. Certo. Interessava ora cercare di ricostruire insieme a lei quelle che sono le caratteristiche della fisionomia di questa persona che le rimasero impresse. Lei ha descritto addirittura... Ora, vabbè. Quelle più importanti, più quelle importanti. Che le sono sembrate. Vabbè, la forma del viso, l'espressione degli occhi. Ce le vuol descrivere, cioè? Cioè, praticamente lei faccia conto una persona che guarda e non vede, cioè, nel senso. Mentre noi ci spaventiamo abbastanza del fatto, insomma, che questa macchina ci stava venendo addosso, cioè la persona che guidava quell'auto lì. Cioè, viaggiava come se non vedesse nulla. Cioè imbambolata, assente, una cosa di questo genere? Sì, ora non so trovare il termine esatto. Lei li ha trovati, vediamo se
Se ma lei lo vide, di fronte o di profilo? No, lo vidi discretamente davanti, cioè non di fronte. Cioè la macchina veniva dalla sua sinistra o dalla sua destra? Sulla sinistra. Io ero seduta praticamente a fianco a mio marito perché guidava lui, per cui la macchina mi veniva incontro, che io ce l'avevo sulla sinistra, però diciamo io la persona non l'ho vista quando le due macchine erano affiancate, ma prima, cioè leggermente prima, quindi. Quando erano a fronte, sì. Lei ha detto qualche tempo fa, dice, di quella persona mi colpì in particolar modo l'espressione degli occhi, e cioè il suo sguardo fisso come se fosse assente, tanto che ebbi la netta impressione che non avesse visto neppure la nostra macchina. È vero, è così. È vero. Questo è il grosso modo. Senta, e sul tipo di persona, se lei l'ha un po' descritto il suo ricordo alla polizia giudiziaria, sì. Ce l'ha ancora questo ricordo o è molto, meglio che glielo leggo io? Molto più vago. La aiuto. Beh, insomma, lei dice, ebbi modo, prima fa la descrizione dell'incrocio, dei fari, eccetera, poi dice... Ebbi modo, proprio perché mio marito illuminò quella macchina con i fari per richiamare l'attenzione del suo guidatore, di vedere che alla guida vi era una persona di un'età che poteva oscillare tra i 45 e i 55 anni, di corporatura robusta, scuro di capelli, e mi diede l'impressione che fosse anche abbastanza alto, perché con la sommità della testa non riuscivo a vederlo, sì. Ecco, infatti fu un problema, cioè durante l'identikit, perché mi chiedevano se aveva capelli lunghi, corti o che, però in quella sede non riuscivo a focalizzarlo, proprio perché non riuscivo a vederlo su. Perché lei dice abbastanza alto, perché con la sommità della testa arrivava al limite del finestrino, lei. Sì. Questa particolare posizione della testa non mi diede possibilità di vedere se l'individuo fosse calvo oppure solamente stempiato. Dissi questo particolare anche in occasione in cui venne realizzato l'identikit, precisando quando lo compilarono e vidi che era piuttosto calvo, che di ciò non ero completamente sicura per i motivi che ho spiegato. L'unica cosa certa è che, come ho potuto vedere, quell'individuo era sulla fronte sicuramente abbastanza stempiato. È vero. È così. Circa l'auto, ricorda qualcosa? Per quanto ricordiamo io e mio marito, lo dicemmo già a suo tempo, noi la identifichiamo come una GT dell'Alfa Romeo rossa. Perché era una macchina... che conoscevate, o perché glielo disse suo marito, o lei ha presente? No, l'avevamo presente tutte e due, perché all'epoca, cioè qualche anno prima, quelle macchine lì facevano anche rally, insomma, noi seguiamo, una macchina nota. Esatto. E quindi le sembrò che fosse una macchina di quel tipo, o è solo una sensazione? No, ecco, voi avete avuto. È più di una sensazione. Bene. Lei ricorda quanto tempo dopo andaste a fare l'identikit, cioè aveva ben presente il ricordo? Qualche giorno. Perché diciamo il giorno dopo venimmo a conoscenza del fatto, perché praticamente il cugino di Stefano abitava di fronte a casa mia, e, per cui nulla, praticamente tornando a lavorare si seppe questa cosa. Lì per lì non ci pensammo neanche, poi parlandone insieme, insomma, coincideva un po' tante cose, un po' l'ora, un po'... E allora decidemmo di farvi vivo, esatto. Con chi indagava. Esatto. Vediamo un attimo ora l'identikit che fu redatto all'epoca. D'accordo. Lei ricorda se è questo qua? Sì. È questo quello che fece lei? Sì. Senta, lei ricorda se questa persona o quella macchina, passando in altre occasioni dalla zona, di averla vista in precedenza o successivamente, o non è mai capitato una cosa? No, me l'aveva già chiesto anche questo lei di Firenze, questo, ma non mi è mai successo, no. Senta, poi le è stata mostrata una foto, se non leggo male dagli atti, ma penso di no, dell'imputato Faggi. Sì. Lei l'ha vista, la ricorda questa foto? Sì. Vogliamo mostrarla per cortesia? Guardando ovviamente in questo momento solo la foto dell'imputato, e lei ha descritto una qualche sua impressione su questa foto. Ecco, le dice qualcosa, indipendentemente dalla somiglianza o meno con l'identikit, rispetto alla persona che vide allora? È in grado di notare qualche particolare che la colpisce? Lei ha È molto più avanti.
È molto più avanti? Di età rispetto. Perché è una foto di ora, ovviamente, però questo. Quello sì. Sono caratteristiche fisiche di quel volto che le richiamano globalmente la persona che lei vide? Lo saprei dire. Ecco, lei ha detto. Noto che la persona ha la parte superiore, compreso il naso, simile, mentre la parte inferiore è caratterizzata da un evidente pronunciamento delle guance, nel senso che la carne mi sembra in quella parte molto rilassata e cadente. È questa la caratteristica. Particolare questo che non ho notato in quella persona. Inoltre la persona notata mi diede l'impressione di avere folte sopracciglia che invece non riscontro nell'individuo. È così? È vero. Cioè può avere, non so, gli occhi infossati che possono assomigliare alla persona che ho visto io. Tenendo presente che è una foto di ora, appunto, questa. Cioè la difficoltà è proprio quella, capito? Mi rendo conto. Però la parte sotto del viso effettivamente? Non la ritrovo molto rispetto. Perché è un. Quella è un'altra. Bene, non ho altre domande, grazie. Parti civili? Signore, scusi, quella foto a cui si è riferito il PM e che corrisponde a quella dell'imputato Faggi, le è stata mostrata in questura fra più foto o le venne mostrato soltanto quella foto? No, venne mostrata quella, se non mi ricordo male, mi sembra solo quella. Ma perché io le ricordo che lei ha dichiarato che le furono mostrate, a questo punto l'ufficio mostra un album fotografico composto da 8 fotografie ed altra foto allegata alla nota del 23/6/94. Quindi lei ha visto anche un album con più foto, o no? Cerchi di ricordarsi. Scusa. Qui la contestazione è precisa, perché l'ufficio le ha mostrato un album con 8 foto e poi altra foto allegata per l'identificazione, che poi questa, e lei dice ancora, dopo aver esaminato dette foto, sa, è passato tempo, quindi è comprensibile che lei debba fare uno sforzo di memoria, dopo aver attentamente esaminato dette foto, la signora Parisi sofferma dopo avere attentamente esaminato dette foto. Ora gliele mostriamo, Presidente. La signora Parisi sofferma la propria attenzione sulla foto numero 1 del citato album e su quella allegata alla predetta nota e dichiara: le altre foto le posso escludere, solamente quella contrassegnata dal numero 1 e quella separata, che raffigurano la stessa persona, mi sembra che presenti caratteristiche simili al volto dell'individuo da me notato, ma non posso affermare con certezza che si tratti della stessa persona. Esatto. Quindi in realtà lei ha visto anche altre foto, ecco, si ricorda di questo? Se è scritto sicuramente così, mi perdoni, mi sfugge in questo momento. No, per carità di Dio, mi ricordo che ci siamo concentrati su quella foto lì in particolare, però sicuramente mi hanno fatto vedere. E poi una cosa ancora, signore, io comunque contesto questo e poi devo ritornare. È agli atti, è la registrazione. Ah, va bene, d'accordo. Beh, una cosa ancora. Riguardo agli occhi, l'espressione che colpisce in un individuo sono gli occhi, no? Ecco, lei può un tantino descrivere meglio questi occhi? In che senso? Che lei descrisse questa, la fisionomia di questa foto, no? di questo individuo. Mi ricordo le sopracciglia folte, gli occhi incavati. Gli occhi incavati, l'espressione. L'espressione. Degli occhi erano chiari o scuri? Lei potrebbe. Io la domando. Cioè, se non l'ho detto allora, può darsi non l'abbia neanche notato. Cioè, siamo nell'anno 97, questa cosa è successa nell'81. Comunque, occhi grandi. Sì. Occhi grandi. Bene, grazie. Non ho altre domande. Altre parti civili? Già agli atti? No, agli atti non c'è, la producete voi. E agli atti è la contestazione che ha fatto lei ora. Sì, appunto. Allora io che è registrata e quindi viene nella trascrizione. Bene, le altre parti civili? Il deposito verbale. Niente, difensori? Sì, Presidente, grazie. Presidente, chiedo scusa.
scusa, solo per completezza, prima della difesa, io volevo mostrare alla signora, perché per fare la completa identificazione di quello, la ricostruzione di quello che la signora ha detto, vorrei mostrare alla signora l'album fotografico del 23/6/94 della Scientifica, dove ci sono foto del Faggi di allora e dove la signora, come ha spiegato ora al difensore di parte civile, ha riconosciuto quelle sembianze in una determinata foto. Quindi vorrei fare questa operazione prima, e ho chiesto all'assistente di polizia di andare a prendere quell'album che è nelle carte del fascicolo dibattimentale. Si tratta del fascicolo che fu mostrato con numero 8 foto del 23/6/94. Ah, vabbè, intanto possiamo andare avanti con l'avvocato Fini. Sì, grazie Presidente. Prego. Nel caso veda negli atti del procedimento. Volevo un attimo che lei ci precisasse le modalità di questo incontro notturno. Innanzitutto si trattava, mi pare di aver capito, di un ponticino nel quale passava una macchina sola. No, passano due macchine, cioè a velocità regolare ci si scambia. Possono passare due macchine insieme? Sì. E allora il pericolo che a voi si parò davanti quale fu? Scusi? Il pericolo che voi nel quale vi imbatteste quale fu se passavano che due macchine? Ci stava venendo addosso, perché entrò sul ponte, cioè non piano e tranquillamente, ma a velocità elevata. Però due macchine ci passano sul ponte. Allora, ripeto, due macchine si scambiano se sono esattamente dritte e vanno piano, così ci si scambia su quel ponte. Capito? Se uno è in corsia normale e quell'altro entra a velocità folle, bene, ovviamente, cioè, voglio dire, facendo una curva, entrando su un ponte, non è che la macchina è perfettamente uguale. Cioè, noi andammo a finire sul marciapiede per scansarlo, quindi non è che fosse nella sede stradale correttamente come doveva essere. Quindi sterzaste sulla destra? Esatto. Quest'altra macchina mantenne questa velocità folle, come sì, lei ha detto? Sì, tranquillamente. Quindi lei ebbe modo di osservare per una frazione di secondi il tempo da quando Giampaolo ha alzato i fari e quando ci siamo scambiati. La velocità folle rimase comunque, cioè lui non rallentò. Non rallentò, assolutamente. È un luogo illuminato o buio questo ponticino? Non me lo ricordo. Può darsi ci siano dei lampioni, però non sono sicura. Comunque io l'ho visto solo perché Giampaolo ha alzato fari. Di questo sì, perché probabilmente se non avessi alzato gli abbagnanti non l'avrei visto. Alzò i fari suo marito sterzando sulla destra per scansare la macchina che gli veniva incontro, se non ho capito. Allora, Giampaolo gli battette i fari, poi questo qui continuò nella stessa direzione, ma per scansarlo si è buttato sulla destra. Il ponticino quanto è lungo? Non lo sa, cioè, non eccessivamente, però non lo so dire. 20 metri, 30 metri, un chilometro? No, assolutamente. In che ordine di grandezza? Più corto della larghezza di questa stanza sicuramente. Più corto dell'aula bunker, insomma, sì, del lato corto dell'aula lato bunker. Da lato a lato, però mi chiedo metri perché le direi una cosa per un'altra. Voi avvistaste la macchina prima che imboccasse il ponticino? Sì. E cominciaste a sfarettare? No. No? No, perché finché non è entrata sul ponticino poteva andare anche a diritto la macchina, non era mia detta entrasse sul ponte. C'è una lieve salita per salire su questa passerella, su questo ponticino? O da no? Dove venivamo noi? Da dove venivate voi? Sì. Voi venivate da Calenzano Alto? Da Calenzano Alto. E questa si macchina, scende giù e poi dopo. E questa macchina veniva da Travalle, via dei Prati, cioè, direzione quella lì, insomma. Quindi, mantenendo la velocità folle, lei ebbe modo di notare questa persona per una frazione di secondo. Gli ho detto, il tempo da quando mio marito ha alzato fari a quando siamo scambiati. È ovvio che è poco, non è tantissimo. Infatti anche per fare l'identikit mi ci è voluta una giornata da Carabinieri di Prato. Quindi lei è stata una giornata dai Carabinieri di Prato all'epoca per poter delineare i tratti somatici di questa persona. Perché prima facemmo il fotofit e dopo quello. Tentativo.
No, non attentativi, era lo sforzo mentale di poter ricordare tutti i particolari. Non è attentativi, è stato lo sforzo mentale di dover ricordare tutti i particolari che mi venivano chiesti. Quelli. Perché a colpo d'occhio si vedono alcune cose, poi dovendo ricostruire l'intero viso. Quindi dopo una giornata di lavoro venne fuori questa descrizione? Sì, una giornata fra andare dal dottor Palazzo e tutto quanto, insomma. Lei si ricorda quale fu il primo dato che lei indicò ai carabinieri? No. Lo ricordo io, dovrebbe essere l'età, se lo ricorda. Può essere quello come un altro. Non sono particolare che riesco a ricordare. E lei indicò 45-50 anni, se lo ricorda? Sì. Più o meno 45-55. Allora, nella descrizione di allora, lei dette un'altra caratterizzazione piuttosto precisa. Non so se se la ricorda, mi può dire se è vero o meno, certo. Lo ricavo dagli atti di allora, e parlò di lineamenti tondeggianti. Conferma, del viso. Sì, conferma questa circostanza. Relativamente all'automobile, sì. Lei precisò anche il colore. Rosso. Allora, dai carabinieri, disse qualcosa di più relativamente al colore, se lo ricorda? Se non mi ricordo male, potrei dire una cosa per un'altra. A ricordare. Certo. Mi sembra che ci chiesero la tonalità di rosso, se era rosso tipo Ferrari, rosso Aragosta, insomma una cosa del genere. E lei cosa disse? Se lo ricorda? Se lo ricorda o no? No. Mi perdono. Lei parlò di rosso sbiadito? Può darsi, sì. Può essere. Successivamente, l'8 maggio 96, quando fu interrogata presso la squadra mobile, lei dette un'altra caratterizzazione dell'auto che incrociò. Si ricorda se era nuova o se era vecchia? Come modello? No. L'auto che lei incrociò, lei ha dato un particolare in quella sede, circa il fatto che l'auto fosse o meno nuova, se lo ricorda? Se no glielo ricordo io. Parlò nuova fiammante, non credo. Di una macchina di colore rosso che non mi sembrò nuovissima, se lo ricorda? Colore sbiadito poteva essere sintomatico di quello. Ecco, lo sbiadito poteva essere riferito al... Esatto. Un'altra precisazione relativamente all'album fotografico, alle foto che le fecero vedere. È già stato contestato praticamente tutto, insomma, se le vuole precisare se riconobbe o meno nelle foto che le mostrò la questura la persona che lei quella notte ebbe modo di incrociare, sia pur fugacemente. Non l'ha riconosciuto. Non l'ha. Questo lo disse anche a quest'ora. Posso dire che, cioè, che la foto mostrata può assomigliare all'identikit, ma non posso certo dire che quella persona lì rispetto alla foto che mi è stata mostrata. E notò quindi anche delle differenze. Come, scusi? E notò anche quindi delle differenze rispetto alla persona che lei vide allora. Sì. Grazie Presidente, non ho altre domande. Senta signorina, signora, che ora era quando è venuto questo incrocio, quest'altro? Ora, l'ora precisa non me la ricordo, vicino a mezzanotte. Non chiediamo i minuti, però grosso modo. Vicino a mezzanotte. Vicino a mezzanotte. Senta, e su quest'auto si può dire qualche particolare in più? Allora, esisteva l'Alfa. Lei ha riconosciuto che era un Alfa. Sì. Quindi riconosce anche il tipo di auto. GT. GT? Alfa Romeo GT. C'era Giulia? No, si chiama così. GT. Alfa Romeo GT. È vecchia, una macchina vecchia, non è recente, insomma, era già abbastanza vecchia allora, penso. Scusa, questo GT è venuto fuori, io non lo so se era GT o quindi non GT, quindi è un Alfa Romeo GT, quella a due porte, penso di sì, un po' sportiva, penso... sì, capito? Sì, quella esatto. Sportiva, sì, fare tondi, insomma, davanti. Ok, va bene. Un mistero, lei? Sì, Presidente, volevo mostrare l'album fotografico che ha visto, perché in questura, perché come gli è già stato contestato alla signora, nella foto numero 1 disse un qualcosa, erano 8 foto, le facciamo vedere tutte 8, cioè anche se si riesce a essere più chiari. Fuoco, ecco, sì. Sì.
È vero? Ho detto una bischerata, io l'ho vista. Le ha viste? Sì. No, una bischerata, signora, non lo ricordavo. Eh? Le vogliamo vedere anche quelle della pagina seguente? Ecco, lei ha visto queste 8 foto. Sì. E lei dice, dopo aver esaminato, qui dice attentamente dette foto, la signora Parisi sofferma la propria attenzione sulla foto 1 del citato album e su quella allegata, che è quella che le avevamo, che le avevo fatta vedere prima, e dichiara, le altre foto le posso escludere, solamente quella contrassegnata dal numero 1 e quella separata, che raffigura la stessa persona, mi sembra che presenti caratteristiche simili al volto dell'individuo da me notato. Non posso affermare con certezza che si tratti della stessa esatto. persona. È così. Bene, grazie signora. Sì, ma lei abita a Calenzano? Capitava a Calenzano? No, abitava alla Querce. Dove sarebbe? È prima, cioè qualche chilometro prima di... La Prata sarebbe? Sa dove è la macine? Neanche. Insomma, tra Calenzano comunque, e Prato. Diciamo, sì, tra Calenzano e Prato, sì. Senta, il Faggi lei non lo conosceva, quindi? No. Non l'ha mai visto? No. Di così in paese, che so io. No, ma non... Cioè, non andavamo... Non è che Calenzano fosse un paese che frequentavamo per amicizie o per altre cose. Quella sera lì... Siamo passati lì per caso, insomma, nulla di particolare. Se non ci sono altre domande, può andare al test. Dare atto, ma sono atti ovviamente che sono già nel fascicolo del dibattimento, che la foto numero 1 raffigura Faggi, sì, sì. L'imputato Faggi. L'ha già fatto lei, va bene, può andare, grazie.